Marvin Tour nel Piacentino, primo 2 maggio 2024 con Luca il Contadino e il buon Riccardo. Buona visione. Eccoci qua, cari amici appassionati di veicoli storici. Oggi primo maggio 2024, alla ricerca di vecchi veicoli nel Piacentino. Vediamo un po' il buon Riccardo dove ci porta. Sono in compagnia di Luca, il Contadino di Rovereto, e siamo alla ricerca appunto di vecchi veicoli. Pare che il primo obiettivo sia una vecchia Fiat 500. Intanto ci gustiamo tracce di paesaggio. Eccola, Luca il Contadino di Rovereto, vestito da pioggia. Ecco qua Luca, alla ricerca. Sei tutto? Tesori nascosti. Tesori nascosti, andiamo. Dammi le chiavi a mano. Ieri c'erano 28 gradi in queste zone e oggi primo maggio c'è la pioggia e temperature un po' più fresche, ecco. Però noi andiamo avanti lo stesso, la pioggia non ci può fermare per la ricerca di vecchi veicoli. Sì, ho sentito l'alba. Guardate qua, Luca il Contadino di Rovereto. Noi qui abbiamo un problema, non c'è solo quella macchina del Marvin. Ecco qua, siamo arrivati in zona Fiat 500, ci sono rovi, vegetazione che è avanzata. Abbiamo qua ben il Luca il Contadino con tanto di macete. Vediamo un po' adesso. Siamo arrivati qua in zona 500, al relitto. Era una 500N, quello che rimane. Guardate qua, ho mandato avanti il Contadino adesso, che mi ha fatto un po' di strada. Vieni Riccardo, una compagnia di Riccardo qua, E qua siamo su una Fiat 500N, giusto Riccardo? Una Fiat 500N, prima serie. Si parla dell'anno 59-60. E guardate qua il Contadino che ha depredato un po', cioè depredato, ci ha fatto un po' di pulito, non ha depredato, c'ha avuto sì, no, mi sono confuso io perché dicevo la 500 è stata depredata. Ecco, portate via ormai e niente, insomma, dai, l'abbiamo vista. Vieni un po' Luca, ti faccio un po' di pulizie. Ste voi, aspetta. Ecco, dai, fai pulizie qua, guardate qua Luca, insomma, lui mi piace un po'. Ma il cofano ancora lì per te? Però il cofano c'è, ma guarda qua, c'è tracce di traccia, quello che rimane, insomma, tutto, insomma, c'è proprio disintegrato, ecco. Guardate un po' ragazzi, tutto marcia qua, Però il cruscotto, guarda qua, Fiat 500N. Senza portacenere. Senza portacenere qua, Ma la, cioè, vedendola così, perché tu lo sai Riccardo, ma l'avresti già riconosciuta che era una 500N? Sì, dalla senza appunto il posacenere sul cruscotto. Ah, ecco qua. Qua se ci fermano a Marvin. Ecco qua, Fiat 500, guardate un po' qua Luca il Contadino che ti rimane tutto in mano. Appassionati di Fiat 500. Niente. Ok, il motore è sparito. Fusibile, guarda, lo ricordo. Ecco qua, ma no, lei fusibili. Ecco qua, Fiat 500. No, sta su. Ecco qua. Sta su. Miracolo, sta su. Beh dai, insomma. Qualcosa è rimasto. Sai cosa fa avuto? Le ruote te non c'erano. Era già così. Però il portiere, si è preso il portiere e i sedili, pensa. Ah, un portiere e i sedili. Immagina in che stato erano i sedili.
Cruscotto però dai, è rimasto. Cruscotto sì. È impossibile tirare via il cruscotto? Ci hanno provato, guarda che rotto sotto. Ho capito, ci hanno provato. Ecco qua. E insomma la 500N si distingueva proprio perché non aveva il portacenere. Sì, me la fissimo dentro là. L'ultimo modello prima della lì. Ecco qua, Luca, allora ne valse la pena per una 500 bagnarsi? Top, ecco qua, scampo margine, la guarda, guarda qua, lo ricordo per sempre, 5323. Ah sì. Allora, su io, te la metti solo. Niente, dai, non c'è sto souvenir qua, dai, va bene lo stesso, dai Luca. Ah, metti solo, se no si bagna. Va bene, dai. Adesso proviamo, intanto guardiamo qua, tracce di ambientazione, come vedete, tutto in completo stato di degrado e abbandono. E insomma, la vegetazione che è avanzata. Guarda il portale antichissimo. Eh sì, molto, molto bella questa ambiente. Peccato per sta pioggia. Ecco qua, Luca il contadino. Saluto un po' tutti gli amici del canale, saluto un po' tutti gli appassionati di Fiat 500. Gli ultimi colpi. Portare a casa tutto, ecco qua. Ormai chi devo, guarda, tieni su, manco questo sta il quarto. Va bene, dai Luca. Specchietto l'ho lasciato. Specchietto, ma sì, dai. Niente, dai, abbiamo visto Luca, facciamo due foto adesso. Poi verso il 1100 e dopo andiamo al 1100, il relitto. Spettacolo ragazzi di Valmar Ventoux. C'è ancora la sagoma almeno, guarda, c'è ancora un fanale. Io Valmar Ventoux sempre. Ecco Luca a caccia del souvenir, cos'è rimasto? Il cruscotto, ma se non l'hanno portato via adesso, se non sono riusciti. Ce la fa il contadino? Oh, non penso. No, dai, lascia lì, non c'è problema, dai. No, no, Luca, lascia stare, dai. Dai che andiamo al 1100, dai. Ecco qua Luca il contadino, caccia di souvenir. Alla fine è il contadino mi ha recuperato il, diciamo, il contachilometri, eh. Eccola qua, Fiat 500N, e adesso riprendiamo la marcia e adesso andiamo a cercare il relitto di una Fiat 1100. Il contadino è già partito a fare la strada con la cesoia. Spettacolo. Ecco qua ragazzi, adesso ci portiamo sul relitto della Fiat 1100, così mi è stato detto dal buon Riccardo che oggi ci fa appunto la guida. Ecco qua ragazzi, io dico sempre che il Valmar Ventoux, grazie agli amici che ho incontrato in questi anni, ci ho fatto tutto questo archivio. Certo, io ho fatto tanti chilometri, però gli amici servono. Guardate un po' ragazzi, appassionati qua di vecchi mezzi, intanto il contachilometri della 500 c'è. Sì, perché era intera, quella lì era usata come pollaio fino a 10 anni fa. Io quella rutta a fare pulizia. Andiamo a vedere il contadino. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati in prossimità del relitto del Fiat 1100, 103 mi sembra, ha detto Riccardo. Guardate un po' in che condizioni si trova, pazzesco, una berlina diciamo metà anni 50 penso, vero? Sì. E te l'hai sempre vista in queste condizioni? O... Sì, ho una vecchia foto di quando era ancora intera ed era usata come pollaio. Ah, come pollaio, pensavo. Credo che l'abbia fatta così con un trattore. Ma te pensi che è precipitata per... No, l'hanno spinta in là con un trattore, si è aperta perché era marcissima. Ah. Per cui dici, insomma, se vedi da una parte c'aveva le reti al posto della portiera, non mi ricordo dove. Ah, praticamente un'auto trasformata in pollaio. Sì, sì, perché era, non mi ricordo se era di qua. Guardate un po' ragazzi, ecco qui sta, penso che insomma resterà qua ancora per un po' di anni qua, penso che si sciolga qua, mi sa che va. Ecco qua, guarda qua, si vede ancora la portiera, quello era il muso, per dirti come si è piegata, quello lì era il parafango anteriore, si è piegata su se stessa, una roba
pazzesca. Luca, cosa vai a cercare qua? Guarda cosa c'è. Ma ah, va bene questo, dai Luca. Quello era il cruscotto. Fiat 1100. Ah, del cruscotto. Ah, meno che assi c'è traccia di cruscotto, ma ragazzi qua piove. Di sicuro non entra. Ecco qua, quello che rimane di una Fiat 1100. 103. Saluto il buon Max, appassionato di Fiat 1100. E guarda qua, Max, questa è una fitta al cuore. Poi guardate un po' qua. Ah, la vedi quella portiera che c'ha la griglia al posto del vetro? Sì. Quella portiera lì, era usata come pollaio. Ah, usata come pollaio. Pazzesco. Guardate un po' qua. Traccia lì. Era anche questa memoria. Vabbè. Ecco qua, salutiamo questo luogo, che questa è una macchina, diciamo, quello che rimane, che finisce in saccoccia. E niente, insomma, il contadino l'abbiamo perso, eh? Guardate un po', il contadino dove è andato? È andato, pioggia, eh? Quella volta che mi muovo piove. Poi ho avuto anche la sfortuna, insomma, di trovarmi la sorpresa, la chiusura della mia macchina non funziona, pazzesco. Ma il Mar Venturo va avanti lo stesso. E Luca il contadino ha trovato una vecchia vanga e la porta a casa. Pazzesco. Arrivo.